Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda». Il cammino umano è segnato dalla tribolazione, dalla sofferenza, dal peccato, ma Dio misericordioso non si stanca di perdonare. Viene a noi con la luce della parola, che ci guida a raddrizzare le strade storte per camminare nella giustizia e nell'amore, consapevoli della brevità della vita sulla terra. Non siamo soli. Il Signore, come pastore buono, ci rialza dalle cadute e ci dà la gioia di convertirci. La buona notizia della nostra consolazione è Gesù, che ci cerca quando ci smarriamo dietro le tentazioni. Egli ha dato la vita per noi, perché nessuno si perda. Seguendolo sulla via della croce, aspettiamo la sua venuta nella gloria. La sua consolazione cambia il dolore in gioia per la potenza dello Spirito, che ci rende testimoni della gioia e della pace, amando i fratelli.